Allora, Stefano Silla, per parlare di questa giornata in cui la Fiorentina è tornata ancora una volta a Porcari dopo le due esperienze dell'anno scorso con la Viareggio Cup, l'avevi detto, avresti rivoluto questa esperienza e mi sembra che oggi ci sia stata anche una bella risposta di gente. Sì, non solo, sono anche soddisfatto perché eravate presenti anche voi, i dirigenti della Fiorentina hanno detto noi si vuole rigiocare qui e quindi questo. Anche gli organi di stampa hanno parlato benissimo, sì, di questo stadio, hanno detto che è il migliore del torneo e che la Fiorentina è giusto che ritorni qui. Lo stesso figlio di Chiesa, quando è uscito, ha detto, ero lì con suo padre, mi ha detto questo è un bello stadio, un bel impianto e anche un bel campo. Quindi, tanta gente ho visto, proprio addetti ai lavori. Sì, poi ho visto gente anche importante, il Celli, sia un po' per la fede fiorentina, ma un po' anche per la giornata. Insomma, Porcari deve essere soddisfatto e orgoglioso di questa giornata. E per gli ottavi e per eventualmente i quarti si può dire che la Fiorentina tornerà qui? La Fiorentina per contratto con gli organizzatori del Viareggio, quarti e ottavi devono essere giocati. Quindi l'appuntamento lo rinnovo. Senti, ho visto anche parlare fitto fitto con Enrico Chiesa, sei arrivato insieme al campo, sei stato con lui in tribuna, un bel personaggio, no Enrico? Sì, Chiesa? Sì, è un gran personaggio, diciamo che insomma, tutta la discussione si è rivolta al fatto dell'impianto, che è molto soddisfatto, e dei suoi progetti futuri che sono molto interessanti. E che ci potrebbe essere qualcosa che abbiamo condiviso questi progetti, quindi ci sta benissimo che qualcosa possa nascere insieme. Dovrebbero essere novità che presto ci potrai dire. Presto, quando qualcosa già si muoverà. Enrico Chiesa, ecco, che cosa sta facendo anche attività per la federazione, no? Sì, oltre a quello, però lui sta già cominciando a maturare delle idee, diciamo, del suo futuro, di quello che andrà a fare, quindi, torno a ripetere, per il momento ci siamo limitati a parlare dei suoi progetti che io ho condiviso sia dal punto di vista imprenditoriale che sia dal punto di vista tecnico. Naturalmente in quei progetti io ho intravisto qualcosa che potremmo condividere. Una collaborazione che potrebbe nascere. Vabbè, non diciamo altro. Non diciamo. Tempo al tempo. Bene, Stefano, grazie, complimenti per quello che stai facendo. Grazie a voi.